Intanto io non ero al G8 a Genova. Chi è? Chi c'è? Era un Viene in quegli anni, se lei legge Impero di Toni Negri, forse... L'ho letto bene. Allora, primo dice le cose che in un qualche modo cerco impropriamente di dire io, cioè il nuovo ordine del mondo, Impero, modifica la struttura della politica. La politica fa l'ultima grande scelta. Facciamo quando... socialista invece addirittura... Vede, Santoro... nel terzo blocco non riesco a immaginare Santoro, le convergenze. Santoro, se lei ha letto la Bibbia, magari, o il Vangelo, ma lei non mi dica che è cattolico, eppure ha letto il Vangelo. Quindi ha detto una stupidata. Detto questo, tornando invece al discorso, se uno guarda un po' e al di là di dove stanno, è chiaro che la globalizzazione ha un impatto sulla politica. Fatta dalla politica la distrugge, perché mette in campo e sprigiona forze animali, bestiali, che nessun governo nazionale è in grado di controllare. Il mercato diventa globale, la politica dentro il contenitore degli stati-nazione resta locale e diventa impotente e in gran parte anche comprata dal mercato. Ecco, perché questo, tanti pappagalli, questa tanti seconda, ventriloqui... Questa seconda parte mi convince molto.